Un saluto alle amiche e agli amici dello Specchio Vuoto. Siamo arrivati alla settima lezione sul compendio di teologia ascetica e mistica di Padre Tancheré, commentata da Don Curzio Nitolia. Buongiorno Don Curzio e sia lodato Gesù Cristo. Buongiorno, sempre sia lodato. Nella lezione precedente si è continuato a parlare di grazia, di come pregare incessantemente, offrendo le nostre azioni a Dio, ponendoci con fede alla sua presenza, ricorrendo al dialogo intimo con lui e alle giaculatorie. E a proposito di giaculatorie, questo termine che non si sente spesso, perché come faceva notare anche Don Curzio, conosciamo meglio il mantra, mi ha colpito particolarmente l'immagine del giavellotto e di utilizzare questa forma di preghiera in particolare nei momenti di debolezza. Può darci, Don Curzio, maggiori suggerimenti o indicazioni su questa forma di preghiera? Sì, Iaculum è il giavellotto. Il giavellotto uno lo lanciava contro un nemico. Allora, queste giaculatorie, io sto lavorando, non posso pregare, però posso mandare: Gesù mio, ti amo, Signore, pietà, sente uno bestemmiare, Dio sia benedetto, e manda questi giavellotti verso Dio per amor di Dio, oppure per riparare qualche cosa di brutto che ha sentito. Questo uno lo può fare anche internamente, senza farlo verbalmente, farsi sentire. Sto sulla metropolitana, se dovessi dire Gesù mio ti amo, mi prendono per matto, mi fanno fare il TSO, allora ecco che lo posso fare interiormente. È qualcosa che ci aiuta. Ripeterle spesso nella giornata senza fissarsi, se no può diventare una fissazione, è una pratica che abbiamo sempre fatto e poi oggi purtroppo si parla di mantra perché ci è presa questa mania che tutto quello che viene dall'Oriente è buono, tanto per ci faranno mangiare le formiche e saremo tutti contenti. Va bene. Allora, così. Beh, mi piacerebbe iniziare anche questa volta con la lettura dell'ultimo paragrafo del compendio, il numero 14 che abbiamo 114 che abbiamo visto la volta precedente. Un autore contemporaneo, volendo esprimere l'idea che la grazia è una vita nuova, la paragona a un innesto di vino inserito sul ramo silvestre della nostra natura, il quale si combina con la nostra anima per costruire un principio vitale nuovo e quindi una vita molto superiore. Però, come l'innesto non conferisce al ramo silvestre tutta la vita di quella natura da dove è stato tolto, ma soltanto questa o quella delle sue proprietà vitali. Così la grazia santificante non ci dà tutta la natura di Dio, ma qualche cosa della sua vita, che costituisce per noi una vita nuova. Noi quindi partecipiamo alla vita divina, ma non la possediamo nella sua pienezza. Questa divina somiglianza prepara evidentemente la nostra anima a una unione molto intima con l'adorabile Trinità che abita in lei. E qui iniziamo con il paragrafo 115, Unione tra la nostra anima e Dio. Prego, Don Curzio. Allora, Tancredi inizia sempre come al solito per farsi capire, questo spirito pedagogico molto profondo di Padre Tancredi, per farci capire che cos'è la virtù, fa un esempio con la vita naturale. E lui dice: come nella vita naturale non solo c'è la sostanza, io uomo, ma per vedere, per parlare, per capire, ho bisogno di capacità, capacità operative, la capacità di vedere. Se ho gli occhi chiusi non vedo. Devo aprire gli occhi e guardare, allora vedo qualche cosa. Così nell'ordine soprannaturale non solo ho necessità della grazia abituale, che è un abito entitativo, stabile, una sostanza che rende soprannaturale in maniera limitata, partecipata la mia anima, ma ho bisogno anche di facoltà operative soprannaturali. Queste sono le virtù. La fede mi dà la capacità di credere, vale a dire di aderire con l'intelletto a una verità rivelata da Dio. Dio rivela, per esempio, questo è il mio corpo, vale a dire sotto le apparenze del pane, dopo la consacrazione,
c'è realmente Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Allora, la fede, fare un atto di fede, credere nella presenza reale di Gesù è un atto di fede. Per fare questo devo innanzitutto avere la grazia santificante, devo poi avere la virtù di fede, che è la capacità di vedere, ma capacità non significa ancora atto di fede. Io ho la capacità di vedere, ma se ho gli occhi chiusi non vedo in atto. Così ho la virtù di fede, ma per fare un atto di fede, Signore, io credo che sotto le apparenze del pane consacrato c'è Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, quello è un atto di fede. Allora, ecco che cos'è la virtù, la necessità della virtù. Io devo agire soprannaturalmente, perché, l'ha detto sempre Gesù nel Vangelo, non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi bisogna anche agire, non solo credere. La fede senza le opere è morta. Abbiamo bisogno perciò di queste virtù. Le tre virtù principali, poi le vedremo in maniera approfondita e specifica, sono fede, speranza e carità, capacità di credere ciò che Dio ha rivelato, speranza, capacità di abbandonarmi alla provvidenza divina, di sperare tutto dalla provvidenza divina in ordine al futuro, nella vita materiale e soprannaturale. Quindi non devo preoccuparmi, occuparmi di ciò che mangerò, di ciò che un padre di famiglia deve riportare a casa alla fine della giornata lavorativa, senza farsi prendere dall'ambascia. Quella è la virtù della speranza. Così nella vita soprannaturale ho la speranza di vivere in grazia di Dio questo giorno, nonostante le difficoltà, e di morire in grazia di Dio, per cui mi salverò l'anima. Questa è una virtù di speranza che non deve mancare mai. La carità è la capacità di amare Dio più di noi stessi e il prossimo nostro come noi stessi per amor di Dio. Quindi ecco che il prossimo è un solo amore di Dio e conseguentemente del prossimo in quanto è creatura di Dio, ma Dio lo amo più di me, lo amo in sé perché Dio è infinitamente amabile in sé, il prossimo lo amo come me e lo amo non come se fosse Dio al massimo, in un certo modo in maniera quasi infinita. Lo amo per quanto io posso in quanto creatura, creata a immagine e somiglianza di Dio. Quindi il prossimo lo amo sempre propter Deum e lo amo come me. C'è anche lì, lo vedremo meglio dopo, una gerarchia. Prima amo Dio, poi amo me stesso, poi amo il prossimo. Di me stesso devo amare prima la mia anima, poi l'anima del prossimo, poi il mio corpo e poi il corpo del prossimo. Quindi se io per salvare il corpo o l'anima del prossimo devo dannare la mia anima, questo no, sarebbe un disordine. Devo innanzitutto salvare la mia anima, poi per salvare l'anima del prossimo posso sacrificare il mio corpo, ma è la mia anima. È il caso del sacerdote che è chiamato al capezzale di un ammalato che è una malattia infettiva. Posso infettarmi anche io, devo mettere a repentaglio la vita del mio corpo per la salvezza di quell'anima. Il cappellano militare padre Reginaldo Giuliani, che in Africa, e mentre un soldato italiano era stato ferito dagli inglesi e chiedeva i sacramenti, padre Giuliani andò a dargli i sacramenti. Il superiore gli disse: lei non deve andare perché sennò è morte sicura. Lui disse: guardi, come militare obbedisco, ma come sacerdote io debbo andare. Andò, fu ucciso, medaglia d'oro, e adesso è stato aperto il processo di beatificazione. Per cui bisogna mettere a rischio, oppure i sacerdoti che nel dopoguerra i partigiani comunisti li chiamavano per ucciderli. Allora andavano a bussare di notte: c'è tizio che sta morendo, ha bisogno dei sacramenti. E il parroco capiva che era molto probabile che fosse un tranello per ucciderlo. Però se davvero quello stava male, stava per morire, aveva bisogno dei sacramenti, il parroco aveva l'obbligo di andare. Per cui andavano e parecchi di questi li hanno uccisi, sono scomparsi o li hanno ritrovati massacrati. Quindi c'è una gerarchia. Però se io per salvare l'altro devo dannare me stesso, quindi ci sono delle persone che vanno
nelle discoteche, nei luoghi malfamati, se io le frequento rischio di cadere nel vizio, di comportarmi male anche io. Quindi non posso frequentare luoghi moralmente pericolosi per salvare gli altri. Quella sarebbe la mentalità moderna, la penetrazione. Allora, il giovane cristiano va nelle sale da ballo, nelle discoteche, per cercare di portare la gente a Gesù. È probabile che succeda il contrario, che invece di portare la gente a Gesù, lui finisce nel male e nel vizio. Allora, ecco che cos'è una virtù. Per farci capire che cos'è una virtù, è una facoltà, capacità di agire. Io ho una facoltà, capacità di vedere, naturale. E subito si innalza l'ordine sacerdotale e mi fa capire che con un esempio, partendo dal sensibile, arriva al soprasensibile. Virtù è capacità di porre un atto soprannaturale, fede, speranza, carità, oppure le virtù morali, giustizia, fortezza, temperanza e prudenza. Queste sono le quattro virtù cardinali. Ci sono poi i doni dello Spirito Santo che perfezionano le virtù. Le virtù sono soprannaturali nella loro natura, però nel modo di porle in atto, di viverle, di fare un atto di virtù, sono io, spinto dalla grazia di Dio, che con una riflessione faccio un atto di fede o di prudenza. Faccio un esempio. L'atto di fede. Devo credere che la Madonna è immacolata sin dal primo istante del suo concepimento. Questo atto di fede in sé, nella sua natura, è soprannaturale, però il modo in cui io pongo, faccio, esplicito, pronuncio quest'atto di fede è un modo umano. La mia intelligenza, spinta dalla volontà, mossa dalla grazia, riflette, è rivelato, la tradizione l'ha sempre insegnato, la Chiesa l'ha definito, quindi io aderisco a questa verità, anche se non la vedo. Maria Santissima, sin dal primo istante del suo concepimento, non aveva la macchia del peccato originale, stava in grazia di Dio. Vede che il modo è umano. Nel dono dello Spirito Santo anche il modo è divino, vale a dire, nella virtù sono io che agisco spinto soprattutto alla grazia. Quindi il primo colpo, la prima spinta me la dà Dio. Io seguo e seguo attivamente. E i padri della Chiesa fanno l'esempio, come di colui che va sul mare con la barca a remi. Allora c'è il vento, c'è la barca, ci sono le onde. Se non ci fosse il mare la barca non camminerebbe, si arenerebbe. Se non ci fossero i remi non potrei camminare. Se non ci fosse il vento, avessi il vento contrario, andrei all'indietro. Però con i doni dello Spirito Santo, che sono soprannaturali quanto alla loro natura, sono soprannaturali anche quanto al modo. Quindi la parte principale la fa Dio, io devo soltanto non porre ostacolo. Perciò non è una barca a remi, ma è una barca a vele. Le vele sono spiegate, sono i sette doni dello Spirito Santo, li vedremo bene, bene dopo. Il soffio della grazia dello Spirito Santo, del Padre e Figlio dello Spirito Santo, spinge, le vele sono aperte, quindi ricevono questo vento e la barca corre sul mare, corre più veloce che se io andassi con i remi. Allora, nei doni dello Spirito Santo che caratterizzano, quando sono ben sviluppati e sono vissuti in maniera abituale, predominante, questi doni caratterizzano la terza via. Noi abbiamo questa prima via, e quella purgativa, la via degli incipienti, la prima. Mi purgo dal peccato mortale e faccio un'orazione soprattutto discorsiva, con l'intelletto devo formarmi delle convinzioni, è l'inizio della vita spirituale. Quindi leggo un libro, il Vangelo, l'imitazione di Cristo, e comincio a cercare di riflettere su quello che è Gesù, il cristianesimo e il Vangelo. Questa è la prima via. La seconda è la via di quelli che progrediscono, fa sempre parte della mistica. Prima e seconda via fanno parte, dell'ascetica, dello sforzo, della lotta. Allora, in questa seconda via, non solo io debbo osservare i 10 comandamenti, lottare contro il peccato, ma in più devo imitare le virtù di Gesù Cristo e devo purgarmi anche dal peccato veniale di proposito deliberato, non da quello di fragilità, perché la fragilità è insita nella natura umana. Non posso avere la presunzione di eliminare da me
ogni debolezza, perché non sarei più un uomo, sarei un angelo. Debbo non accettare come se fossero buone le fragilità, ma non debbo sorprendermi se io sono fragile, se commetto delle imperfezioni o dei peccati veniali, di poi vedremo la differenza. Un momento, la linea. Vediamo se si recupera velocemente. Eccoci qui, Don Cursera, momentaneamente. Eravamo arrivati a? Alla via purgativa. Cioè, sì. Questa via. La via purgativa è la seconda via. No, la prima purgativa è la prima via. Mi purgo dal peccato mortale, esco dal male, dal peccato grave e faccio una meditazione soprattutto discorsiva. Debbo cercare di formarmi delle convinzioni, di capire che cos'è il cristianesimo, quali sono le verità principali, quindi leggo un libro di pietà, L'imitazione di Cristo, per svilupparmi questi concetti soprannaturali, queste verità di fede, soprattutto intellettualmente. Poi le devo mettere in pratica lottando contro il peccato mortale. Questa è la prima via. Ascetica. Seconda via, anch'essa è ascetica. È la via di coloro che progrediscono e hanno già lottato contro il peccato mortale, adesso si purgano dal peccato veniale e fanno un'orazione piuttosto affettiva. Siccome già mi sono formato le convinzioni, so chi è Dio, che cos'è la Trinità, la Madonna, la presenza reale, mi metto alla presenza di Dio, sono verità che già ho acquisito, quindi passo subito a fare gli atti di affetto. Mentre nella prima via gli atti di affetto, gli atti di volontà venivano alla fine della meditazione, ma prendevano poco spazio nella meditazione. È una parte conclusiva, ma appena un saluto di cortesia a Dio. Nella seconda via sono la parte principale. Le convinzioni già le ho acquisite, quindi passo subito a fare gli atti di volontà. Debbo non solo osservare i comandamenti, continuare a osservarli, ma devo anche sforzarmi per imitare attivamente le virtù di Gesù Cristo. Fede, speranza, carità, giustizia, fortezza, temperanza e prudenza. Questa è la seconda via. Poi si entra nella terza via, ecco qui i doni dello Spirito Santo, che sono però vissuti in maniera abituale, quasi costante, predominante. Questi doni dello Spirito Santo noi li abbiamo già con l'infusione della grazia, il giorno del battesimo o il giorno della conversione, se ci convertiamo da adulti, sono infusi nella nostra anima, però all'inizio sono come le vele legate al palo della mia barca, perché non ho ancora vissuto la prima e la seconda via, non ho ancora lottato contro il male, contro il peccato mortale, contro il peccato veniale, non ho fatto una lunga vita di orazione acquisita, prima intellettuale in cui mi formo delle convinzioni, poi affettiva, ma affetto e soprattutto la volontà in cui cerco di fare atti di amore di Dio, amore del prossimo, pentimento dei miei peccati. Una volta che io ho fatto tutto questo, ho avuto una seria vita ascetica, ecco che le vele sono dispiegate. Allora la grazia che prima soffiava, ma le vele non la captavano, perché erano attorcigliate a ramo, le vele essendo dispiegate captano il soffio e la barca corre. Allora, con i doni dello Spirito Santo, io debbo non porre ostacolo. Se io invece tagliassi l'albero, le vele cadrebbero, la barca non correrebbe più. Quello che non debbo fare è bucare, strappare le vele o tagliare l'albero. Debbo quindi non ostacolare la grazia di Dio e poi lasciarmi trasportare da Dio. Non è la passività assoluta, ma è la via ascetica già compiuta, e poi una volta che Dio fa la parte principale, soffia, spinge, non porre ostacolo e lasciar fare a Lui. Questi sono i doni dello Spirito Santo, sono sette, li vedremo poi. Questi doni li riceviamo sin dall'inizio, però
dobbiamo pian piano sciogliere le corde che li legano al palo. Allora, una volta che abbiamo vissuto prima e seconda via, l'ascetica, entriamo nella terza via, Dio ci spinge, è Lui che fa la parte principale, noi dobbiamo solo non mettere impedimenti. Qui Padre Tancredi cita Leone XIII che scrisse una bellissima enciclica, Divinum Illud Munus, sullo Spirito Santo, nel 1897. Leone XIII parlò proprio dell'importanza dei doni dello Spirito Santo come qualche cosa che perfeziona le virtù infuse. Come Gesù ha parlato agli apostoli, e nonostante questo dopo 3 anni gli apostoli avevano capito poco e nel momento della prova non ebbero il coraggio di professare la fede che avevano, che non avevano persa, che non avevano rinnegata, però non ebbero il coraggio di opporsi al Sinedrio, di professarla, e lasciarono da solo Gesù. Perché avevano le virtù, avevano ascoltato Gesù, però ancora non avevano ricevuto lo Spirito Santo, la Pentecoste. Gesù poi muore, risorge, per 40 giorni parla con gli apostoli, parla come un amico, parla con gli amici, ma neanche questo è ancora sufficiente, perché nel momento del pericolo, quando Gesù sale al cielo dopo 40 giorni dalla resurrezione, da Pasqua, quindi ecco, noi il 26 maggio, il giovedì, festeggeremo l'ascensione di Gesù al cielo. È una delle 4 feste cardinali, Natale, Pasqua, Epifania, delle 5, scusi, Ascensione e Pentecoste. Queste sono le feste liturgiche su cui gira tutto l'anno liturgico. Nel momento del pericolo che succede? Che gli apostoli si ritrovano soli, si stringono attorno a Maria, madre di Gesù, madre della Chiesa, madre degli apostoli, regina degli apostoli, Maria mediatrice di ogni grazia, si rinchiudono 10 giorni ancora nel cenacolo per paura, propter metum iudeorum, e lì cosa succede? Che il giorno di Pentecoste, 10 giorni dopo l'ascensione, la domenica della Pentecoste, 50 giorni dopo la risurrezione, ecco che 10 giorni dopo l'ascensione si sente un forte rumore, come se fosse un tuono, un terremoto, e attraverso le mura del cenacolo lo Spirito Santo, sotto forma di lingua di fuoco, perché lingua di fuoco? Il fuoco ha la proprietà di illuminare l'intelligenza e di purificare dal male e di rafforzare la volontà. Quindi lo Spirito Santo non solo illumina l'intelligenza degli apostoli, che già avevano sentito Gesù, le verità del catechismo, della fede, le conoscevano, ma non avevano avuto la forza della volontà per confessarle pubblicamente. Erano fuggiti, ma non avevano perso e rinnegato la fede. Ecco che il giorno della Pentecoste ricevono la pienezza dello Spirito Santo in maniera abituale e predominante. Avevano già lo Spirito Santo col battesimo, con la conversione. Gesù l'aveva dato loro. È il corteo della grazia, quella grazia santificante, o anche il corteo, lo vedremo dopo, della grazia, vuol dire le virtù sovrannaturali e i doni dello Spirito Santo. Però ancora non sono sciolti, non sono predominanti. Il giorno della Pentecoste, per l'intercessione della Madonna, mediatrice di ogni grazia, corredentrice e dispensatrice di ogni grazia, gli apostoli ricevono la pienezza dei doni dello Spirito Santo. Per cui si aprono le porte del Cenacolo e San Pietro, che aveva rinnegato Gesù per 3 volte, anche di fronte a una ancella, una schiava del sommo sacerdote, io non conosco quest'uomo, per 3 volte Pietro rinnega Gesù, adesso Pietro sale su una specie di loggia e di lì predica ai giudei che avevano crocifisso Gesù, vale a dire anche San Pietro di etnia, di nascita, di popolo, era ebreo, però aveva poi accettato Gesù Messia, quindi è il vero Israele che accetta l'Antico Testamento, non lo rinnega, perché accetta il Nuovo Testamento, accetta Gesù, in quanto l'Antico Testamento, la legge e i profeti, Abramo, Isacco e Giacobbe, poi tutti i profeti, i grandi profeti, Ezechia, Daniele, Isaia, annunciavano nei minimi dettagli Gesù nella sua vita, nella sua passione e morte. Ebbene, ecco che San Pietro era di razza, di etnia, come popolo ebreo, come tutti gli apostoli,
però di fede San Pietro ha aderito a Gesù, quindi è il vero Israele. Il vero giudaismo è quello che non si ferma all'Antico Testamento, che accetta il cristianesimo, quindi è il cristiano che può essere di etnia anche pagana, perché col Nuovo Testamento non conta più il popolo, conta la fede. Quindi il Vangelo è predicato a tutti, agli ebrei come ai pagani, e il pagano, se si converte a Cristo, è cristiano come un ebreo, né più né meno. Non c'è il disprezzo di un'etnia, l'etnia giudaica, non c'è neanche il primato però che i giudaizzanti volevano mantenere. Per cui, per essere veri cristiani, diciamo, i giudaizzanti fu la prima eresia che fu condannata poi da San Pietro al Concilio di Gerusalemme nel 49 d.C. Per essere veri cristiani bisogna farsi circoncidere. Se non sei ebreo di nascita, devi sottometterti al cerimoniale ebraico. No, San Pietro e gli apostoli, San Paolo, assieme a San Pietro, definiscono che quello che salva oramai non è più il sangue, l'etnia ebraica, perché nell'Antico Testamento la rivelazione fu data a questo piccolo popolo, prescelto da Dio, non per i meriti di questo popolo, per puro amore di Dio, a condizione che non si inorgoglisse del dono datogli da Dio, che fosse fedele a Dio e che facesse conoscere poi il Messia a tutti, anche ai pagani. Il grave, il mistero di iniquità, qual è? Che quando viene il Messia, costoro lo rifiutano. Quando nasce Gesù bambino, vengono tre re magi dall'Oriente, si dice dalla Persia. Sono tre. Il Vangelo non ci dice che sono tre, però la tradizione, un luogo teologico, nelle catacombe, già nel 180 d.C., noi troviamo la raffigurazione della Natività, il bambino Gesù, la Madonna San Giuseppe, il bue e l'asinello e tre magi. La tradizione poi li chiama Gasparre, Melchiorre e Baldassare. Noi sappiamo che offrirono oro, incenso, mirra. Non ci si dice che sono tre, non ci si parla del bue e dell'asinello esplicitamente, e ecco però che la tradizione, e uno dei luoghi teologici della tradizione, è l'archeologia cristiana. La tradizione che cos'è? Ciò che è stato predicato oralmente da Gesù, dagli apostoli, che precede i Vangeli scritti. Il primo Vangelo è del 44 Matteo, l'ultimo Giovanni è del 96 d.C. addirittura. La tradizione, gli apostoli hanno cominciato a predicare morto Gesù nel 33, Gesù ha cominciato a predicare nel 30, quindi la tradizione orale noi l'abbiamo già cronologicamente dal 30 alla morte dell'ultimo apostolo. Sappiamo che San Pietro e San Paolo sono morti nel 64, nel 67, Giovanni è quello che è vissuto di più e è morto attorno al 110-117. Nonostante che a Roma l'avessero gettato in un pentolone di olio bollente, Giovanni uscì illeso, totalmente illeso. Quindi l'imperatore lo mandò in esilio all'isola di Patmos in Grecia, e lì ebbe l'ultima rivelazione, l'Apocalisse, che chiude la Santa Scrittura. La scrittura ha come ultimo libro l'Apocalisse, che è stata scritta attorno al 100, massimo 110, ma grosso modo gli esegeti dicono attorno al 97-100 è stata composta l'Apocalisse. Allora vede come la tradizione orale cronologicamente anteriore al Vangelo. L'ultimo Vangelo 95-96, Apocalisse 100 d.C. grosso modo. Invece la tradizione comincia con Gesù nel 30, gli apostoli ne parlano, San Pietro e San Paolo muoiono 64-67, San Paolo ha scritto delle epistole anche San Pietro, ma queste epistole sono state scritte dal 45 fino al 60-62. Dopo Cristo. Allora, cronologicamente la tradizione precede i Vangeli, la scrittura, le due fonti della rivelazione che hanno pari valore, perché la rivelazione è contenuta nella tradizione e nella scrittura, sono la Santa Scrittura, il Nuovo Testamento, dal primo Vangelo, Matteo 44,
all'ultimo libro Apocalisse 96-100 d.C. e la tradizione. Il valore è identico. La tradizione dove la troviamo noi? Quello che gli apostoli predicarono, avendolo sentito da Gesù. Noi sappiamo che Gesù ha detto molte cose, lo dice Giovanni. Quando chiude il Vangelo, mi fermo qui, perché se dovessi scrivere tutto ciò che Gesù ha detto, non basterebbe una biblioteca intera per contenerlo. Ecco che la tradizione quindi è molto più vasta, più ampia, più profonda, in un certo senso, della scrittura. E quando Lutero dice solo la scrittura, è sconfessato dalla scrittura stessa, perché la tradizione precede cronologicamente, è più ampia della scrittura. Le due fonti della rivelazione sono tradizione e scrittura. La tradizione dove la troviamo noi adesso? Come facciamo a sapere quello che hanno detto gli apostoli? Perché gli apostoli hanno avuto dei primi discepoli, i padri della Chiesa. I padri della Chiesa si dividono in tre epoche. Sono i padri apostolici, coloro che hanno conosciuto gli apostoli, che sono vissuti tra il 100 e il 200. San Clemente, romano, ha scritto la sua epistola nel 107 d.C. Sant'Ignazio di Antiochia. Sono quindi dei vescovi, consacrati vescovi dagli apostoli, che hanno sentito dagli apostoli stessi la predicazione del Vangelo, la spiegazione del Vangelo. Loro l'hanno messa per iscritto. Questa è la tradizione. Non ci sono solo gli scritti dei padri della Chiesa, poi dopo i padri apostolici ci stanno i padri apologisti, dal 200 al 300, che hanno polemizzato con i primi eretici, gli gnostici, i giudaizzanti. Questi sono i due primi errori che la Chiesa deve combattere. E poi vengono i padri della Chiesa, dal 3-400 fino al 700, non 1700, 700 d.C. Quindi i grandi sono San Giovanni Crisostomo per l'Oriente, Sant'Agostino per l'Occidente. Sant'Agostino muore nel 430 e si arriva fino all'ultimo, è San Beda il Venerabile, era inglese e è vissuto attorno al 700 d.C. Poi viene la scolastica. Però la tradizione ci è data dai padri della Chiesa, non solo, ci è data anche dalla liturgia, ci sono delle preghiere antichissime, preghiere contenute nella messa di tradizione apostolica che San Pio V ha codificato e ha reso obbligatorio in tutto il mondo, tranne i riti che avessero più di 200 anni, quindi il rito domenicano, il rito cartusiano di Certosini, il rito mozarabico, il rito ambrosiano. E lì non li ha toccati, li ha lasciati in piedi. Ma tutte le liturgie che avevano preso degli elementi dell'umanesimo, del Rinascimento, e che erano state un po' ritoccate in senso protestantico, quelle le ha purgate, le ha eliminate, e ha mantenuto solo quelle che avessero una certa tradizione. E la liturgia e poi l'archeologia. Se noi troviamo in una catacomba del 150-180 d.C., mi sembra che sia San Callisto, questa immagine, questo dipinto di Gesù, della Madonna di San Giuseppe, di due animali, uno si vede che benissimo che ha le corna, un altro ha le orecchie lunghe, quindi un asino e un bue, e vediamo tre personaggi che offrono i loro doni a Gesù. Ecco, sappiamo che i magi sono tre, anche se non è scritto, e sappiamo che c'era la Madonna, c'era San Giuseppe, c'era il bambino Gesù posto in una mangiatoia. Quindi questo è uno degli altri luoghi teologici, che è l'archeologia. Chi ha sistematizzato questa dottrina dei luoghi teologici è un domenicano, Melchior Cano, vissuto attorno al 600, e che ha scritto proprio De Locis Theologicis, su luoghi teologici. È stato poi stampato, pubblicato dall'editore Cucchi di Roma nel 1900. E è un libro capitale che insegna tutte queste cose che non vanno più di moda, che il protestantesimo aveva negato, e che purtroppo sono ritornate in auge col Concilio Vaticano II, perché nel decreto, nella Costituzione, sulla rivelazione, la Dei Verbum, e lì si parla di una fonte della rivelazione, che è la Scrittura. Quindi non si nega esplicitamente che sia la tradizione, come facevano i protestanti, però si afferma che c'è una sola fonte di rivelazione. Lì avvenne lo scontro tra il Cedus Internationalis, l'ala tradizionalista, e l'ala progressista. I tradizionalisti volevano che si parlasse, come insegnava la Chiesa, perché è stato definito
dal Concilio di Trento, è stato ripetuto poi dal Vaticano I nel 1870, quindi 90 anni e prima del Concilio, è stato ripetuto che le fonti della rivelazione in maniera dogmatica e infallibile sono due. Vaticano II invece si parla di una sola fonte, per non dispiacere ai protestanti, perché se si ripete di nuovo che le fonti della rivelazione sono due, i fratelli separati si offendono. Allora non possiamo fare l'ecumenismo, per cui bisogna adattarsi un po' senza affermare positivamente errore, senza rinnegare la verità, si procede in maniera molto ambigua, ambivalente, in maniera che ciò che si dice possa essere accettato dal protestante e possa essere poi integrato da un cattolico. Però è qualcosa che è molto pericoloso, perché è perlomeno ambiguo. Quindi nei testi del Vaticano II ci sono come minimo dell'ambiguità, certe volte dei veri e propri errori. Questo è possibile perché il primo concilio, che non è dogmatico, non definisce, non obbliga a credere, quindi non è infallibile, ma è un concilio pastorale che applica al caso concreto, alla vita che si vive pastoralmente, ciò che la Chiesa sempre insegna, ciò che Dio ha rivelato e la Chiesa ha proposto a credere. Ecco quindi la grossa novità. Ora, per quanto riguarda le fonti della rivelazione, noi sappiamo che sono due. Leone XIII, quindi, ci parla dell'importanza dei doni dello Spirito Santo, importanza che noi vediamo nella vita degli Apostoli, San Pietro, che parla e dice: voi giudei, ma non c'è disprezzo razziale, perché lui era giudeo di razza, di etnia, però aveva aderito a Gesù Cristo. E il cristiano può essere di razza ebraica o di razza pagana, purché creda in Gesù Cristo. Allora bisogna evitare l'errore per eccesso di giudaizzanti che dicono: no, per essere cristiano devi essere nato ebreo o devi farti ebreo. Questo è sbagliato. O l'altro errore per difetto, che è quello dei pagani, il nazionalsocialismo, per esempio, diceva, o Evola, olim iudeus, sempre iudeus. Sei nato ebreo, rimani per sempre ebreo. Invece l'ebreo può convertirsi, e come no? La Madonna era ebrea, gli apostoli di razza erano ebrei, e sono la radice della Chiesa. Ma non c'è un primato di un popolo su un altro. Questo bisogna essere molto chiari su questo. Ecco allora che San Pietro che fa? Sale e arringa la folla, lui che era fuggito, e gli dice: voi giudei, nati giudei, ai quali Dio ha dato la rivelazione, l'avete rinnegata perché avete ucciso l'autore della vita, avete crocifisso Gesù. E lo dice apertamente. E lui che trova il coraggio, e allora se ne convertono 5.000 e vengono battezzati il giorno stesso, poi qualche giorno dopo rifà la stessa predica, altri 3.000 si convertono. Allora questi 12 apostoli, che avevano grosso modo dei discepoli, si arrivava ai 120 discepoli, poi si arrivò ai 500 discepoli, con la Pentecoste si comincia ad arrivare a qualche migliaio, 5.000, 3.000, e poi si va un po' avanti così. Ma la maggior parte, purtroppo, del popolo ebraico rifiuta Gesù. Erano qualche milione, e su questo qualche milione se ne convertirono soltanto decine di migliaia, non di più, qualche decina di migliaia. Allora, ecco l'importanza dei doni dello Spirito Santo. Chi è che dà a San Pietro non solo la luce, ma la forza e il coraggio di predicare? E noi qui stiamo nel 33, Gesù è appena stato ucciso, Santo Stefano verrà lapidato subito dopo, e quindi l'aria era abbastanza pesante, gli apostoli erano stati rinchiusi sino a qualche ora prima nel cenacolo, perché se li prendevano gli facevano fare la fine di Gesù, e San Pietro predica. E però predicando, allora succede che nel 42 d.C. il primo vescovo di Gerusalemme, l'apostolo Giacomo il Maggiore, cugino di Gesù, viene fatto imprigionare da Erode, e Erode lo fa uccidere di spada, gli fa tagliare la testa. E vedendo, dicono gli Atti degli Apostoli, che la cosa piaceva ai giudei, giudei che non avevano accettato Gesù, fece arrestare anche San Pietro, che era il capo. Lo fece mettere in carcere per uccidere anche San Pietro. Se non che di notte l'angelo va
spezza le catene di San Pietro, San Pietro in Vincoli. Noi abbiamo nella chiesa di San Pietro in Vincoli la catena spezzata di San Pietro e abbiamo anche lì le reliquie dei santi innocenti, le ossa di questi martiri che furono fatti uccidere da Erode, si parla di una ventina di bambini da 2 anni in giù, perché Erode pensava che il Messia nato gli volesse rubare il potere temporale, quindi fece uccidere tutti i bambini. E abbiamo anche le reliquie dei 7 fratelli Maccabei. I 7 fratelli Maccabei sono quelli, perché erano due tipi di Maccabei, 5 fratelli che combattono contro Antioco Epifane, invece gli altri 7 sono da un ragazzino fino a un giovinotto, compresa la madre. Siccome Antioco Epifane voleva far rinnegare loro Yahweh, il Dio unico, era un siriano, un generale siriano, che attorno al 170 a.C. voleva estirpare la religione di Yahweh dell'Antico Testamento, il monoteismo, e quindi minacciò la madre e questi bambini: se voi non rinnegate Yahweh, io vi faccio uccidere. E la madre invece li incita a morire martiri per Yahweh, per il Dio unico, e questi tutti vengono martirizzati. E noi abbiamo le ossa che sono state poi, c'è stata la ricognizione attorno al 1850 e si trovano in questa bellissima chiesa dove c'è anche il Mosè di Michelangelo. Quindi è una chiesa molto bella che sta vicino alla stazione Termini, non lontanissimo, che arricchita non solo la bellezza del Mosè di Michelangelo, dalle catene di San Pietro, dalle reliquie dei santi innocenti e dei 7 fratelli Maccabei. Allora, ecco l'importanza dei doni dello Spirito Santo. Oggi come oggi noi abbiamo bisogno di questi doni, soprattutto del dono della fortezza, perché viviamo in un'epoca in cui non solo la verità sovrannaturale, il cristianesimo, ma anche verità di ordine naturale, dire che il sì è il sì, che il no è il no, dire che un uomo è uomo, che una donna è una donna e che un uomo non è una donna, oggi rischia di essere perseguitato chi lo dovesse dire, di essere arrestato o anche di essere malmenato e ucciso. E viviamo in un mondo che è anticristiano, antidio, che è completamente anche contro l'uomo, si odia l'uomo perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Quindi c'è questo odio contro l'uomo. Allora ecco l'eutanasia, sia il suicidio, sia l'aborto, anche a nono mese, anche quando il bambino è nato. Ecco questa corsa folle verso una guerra atomica, si sta provocando una potenza nucleare come la Russia, che potrebbe scatenare, Putin ha avvertito, potrebbe scatenare una guerra nucleare come estrema ratio, e una guerra nucleare oggi cancellerebbe i 3/4 dell'umanità. E quello però purtroppo è il piano dell'elite di Davos, eccetera, eccetera. 7,5 miliardi siamo troppi, dovrebbero rimanere su questa terra 500 milioni di persone. Loro hanno già i loro bunker antiatomici e pensano, ma fanno i conti senza l'oste perché non si sa come va a finire, di poter scampare anche a una guerra nucleare che distruggerebbe, perché Putin poi lo sa, ha detto io distruggo voi, poi voi distruggete me, perché la NATO come forza è superiore alla Russia, la Russia ha delle armi atomiche non intercettabili che colpirebbero e non potrebbero essere neutralizzate. Perché si sta correndo a occhi aperti verso questa distruzione quasi totale del genere umano? Ci fu un diluvio universale ai tempi di Noè in cui si salvarono solo 8 persone. Adesso la Madonna d'Akita ha parlato nel 1973 di un diluvio di fuoco che cancellerebbe la maggior parte dell'umanità. La Madonna Fatima, intere nazioni saranno cancellate dalla faccia della terra. Ad Akita nel 73 la Madonna appare in Giappone a questa suora che ha un cancro al cervello e le dice, avvisa che ci fu un diluvio di acqua, sta per venirne uno di fuoco molto più brutto del primo. Questa suora, che era malata terminale di cancro, guarisce, gli fanno la risonanza magnetica, non ha nessuna traccia, adesso vive ancora a 90 anni e l'altra estate di nuovo la Madonna le è apparsa e le ha detto, adesso avvisa che ciò che ti dissi nel 73 sta per avverarsi, tra poco si realizzerà.
questa apparizione è stata riconosciuta come vera e come conforme alla fede dal vescovo del luogo, poi ha passato tutto l'incartamento, compreso il miracolo, con tutte le prove della risonanza magnetica a Roma. Lì c'era come prefetto della Congregazione della Fede Ratzinger, che studiò, fece studiare da medici, da teologi, la questione. Dissero: questo che è stato detto non è contrario alla fede, il miracolo non si spiega scientificamente, quindi costa della soprannaturalità dell'apparizione. Allora, ecco perché si odia il mondo, la creatura, si odia l'uomo, perché l'uomo è una creatura di Dio. E siccome non si può colpire direttamente Dio, allora si colpisce indirettamente Dio tramite la sua creatura più cara, che è l'uomo. L'angelo non lo possiamo colpire, puro spirito, la creatura più alta è l'uomo. Ecco che, distruggendo la maggior parte dell'umanità, faccio un dispetto a Dio, pensando però io, facente parte dell'elite, di potermi salvare. Giulietto Chiesa parlava di questi della Silicon Valley, che lo avevano invitato, lui andò a una riunione del Club di Roma, non che facesse parte del Club di Roma, come dicono alcuni. Fu invitato, andò a sentire e rimase esterrefatto, perché i discorsi di costoro erano quelli: ma come faremo noi a scampare a quello che stiamo preparando? Chi ci difenderà? Come ne usciremo dopo, quando troveremo la maggior parte del mondo bruciato? Questi erano i discorsi che lui ha sentito fare da costoro. Purtroppo è quello che adesso si sta per realizzare, e che Dio ci aiuti e che ci dia soprattutto questo dono della fortezza, di cui ne abbiamo sommamente bisogno, perché siamo entrati proprio in questa fase terminale della modernità, che è cominciata con l'umanesimo e il Rinascimento, e adesso siamo arrivati proprio alla parte finale con la pandemia, il Covid, una guerra batteriologica, e poi con questa guerra russo-ucraina, e una guerra guerreggiata che ci porterà molto probabilmente a una guerra totale atomica, dalla quale uscirà distrutto la maggior parte del mondo. Circa si parla di 7 miliardi di morti. Allora, ecco, abbiamo bisogno non solo delle virtù, soprattutto oggi, dei doni dello Spirito Santo, e tra questi del dono della fortezza. Allora io mi fermo qui. La prossima volta rivediamo dal numero 120, e se ci sono delle domande rispondo volentieri. Sì, allora lei adesso giustamente diceva: abbiamo molto bisogno di questo dono dello Spirito Santo, della fortezza. E niente, mi viene da chiedermi, cioè, come possiamo invocare questo dono? È un dono che arriva dopo un percorso? È un dono che Dio ci fa in un momento particolare? Perché poi anche l'accenno che ha fatto al fuoco purificatore, mi viene anche da collegarlo con il fuoco dello Spirito Santo nello stesso tempo. Cioè, tante immagini, tante cose si accavallano. Anche il fatto degli apostoli che ricevono questo dono in un momento particolare, dove sono stretti a Maria Santissima, nostra corredentrice. E cioè, questa disposizione d'animo con cui porci, con cui... Ecco, non lo so, Don Curzio. Bisogna prima cercare di pregare, far meditazione, vivere in grazia di Dio, purgarsi dal peccato mortale, confessarsi spesso, accostarsi all'Eucaristia, far meditazione tutti i giorni, dire il rosario, e poi ecco che lo Spirito Santo, che già abbiamo in noi dal giorno del battesimo, diventa predominante. Avremo il tempo? E se non abbiamo il tempo, chiediamo al Signore la grazia di affrettare, di spiegare Lui le vele, perché sembrerebbe davvero questione di pochissimi mesi. Qui può scoppiare la guerra nucleare da un momento all'altro, non si sa, senza terrorizzare le persone, però l'importante è: state parati, possiamo morire, io non lo so. L'imitazione di Cristo dice: quando ti svegli non riprometterti di vedere la sera, e quando vai a letto non riprometterti di vedere il mattino. E questa è l'attitudine del cristiano, che deve essere sempre pronto a comparire davanti a Gesù. In questa situazione abbiamo bisogno, perché si scateneranno guerre, carestie,
qui non arriva più il gas, non arriva più il petrolio, mancherà il grano, quindi il pane, la pasta, non si sa quello che succede, le fabbriche chiuderanno, milioni di operai in mezzo alla strada, la prospettiva non è bella, però bisogna sempre mantenere la fede e con la grazia di Dio, con lo Spirito Santo, con il dono di fortezza, si sormonta anche questa prova, come la sormontarono gli apostoli. San Pietro qui è il 33, nel 35 lapidano Santo Stefano, nel 43 viene decapitato il primo apostolo, vescovo di Gerusalemme, San Giacomo, e questione di 2 anni, già i primi martiri, Santo Stefano, poi altri 5 anni, 7 anni, dal 35 al 42, San Giacomo, e pian piano tutti gli apostoli vengono martirizzati. Con Giovanni ci provano, riesce illeso e è l'unico che non è morto cruentemente, ma tutti gli altri tra il 60 e il 70 massimo sono stati uccisi. Quindi nel giro di 25, massimo 30 anni sono tutti uccisi. Purtroppo ci troviamo in una situazione simile come quella che soffrivano i cristiani sino al 300 d.C. e la maggior parte dei cristiani poi sapeva che molto probabilmente sarebbe stata uccisa. E allora, per essere fedele a Gesù non è qualche cosa che viene da me, è superiore alle mie forze, allora devo chiedere fortemente allo Spirito Santo di darmi questa forza. Come chiederlo? Colei che ci dà lo Spirito Santo, come il giorno della Pentecoste, è la Madonna mediatrice di ogni grazia, quindi fare la consacrazione alla Madonna secondo lo spirito di San Luigi Maria Grignon de Montfort, studiare il segreto della devozione alla Vergine Maria, comprare questo libricino, meditarlo. Padre Avidano, nel segreto di felicità, che è stato ristampato recentemente da FDF, da poi 100-120 pagine, in cui ci dà ogni giorno per 30 giorni bisogna fare una meditazione per prepararsi al giorno della consacrazione. Quindi ogni giorno lui c'è uno schema per meditare, 12 giorni per vuotarsi di noi, una settimana per riempirsi di Maria, un'altra settimana per riempirsi di Gesù e poi ci si consacra alla Madonna. Le preghiere sono bellissime in latino, Veni Creato Spiritus, Veni Sante Spiritus, queste sono le preghiere che vengono fatte, la preghiera si fa allo Spirito Santo, e in cui si domanda questa grazia allo Spirito Santo di venire in noi, di illuminare la nostra intelligenza, di fortificare la nostra volontà, e la Madonna sicuramente ci otterrà questa grazia. Sì, penso che la paura della morte sia estremamente umana, però come si diceva anche all'inizio, c'è questa gerarchia, più importante del corpo è l'anima, lavorare serenamente, cioè fare queste pratiche nella fede, nella speranza e nella carità, cioè nella presenza, ecco, in questa unione d'animo con Dio, sapere che, come dicevano tanti santi, tutto è per il nostro meglio e per il nostro bene, anche se quello che va a sacrificarsi dovrebbe essere il corpo, ma oltre al corpo noi, e cercare al di là di tutto di fare del nostro meglio, cioè fare anche nelle nostre piccole azioni quotidiane, cercare di vivere nella serenità dello spirito, nella pace. A battersi, scoraggiarsi, dire adesso io non faccio più nulla perché tanto scoppierà la... No. Fino alla fine bisogna lavorare, ogni giorno fare il proprio dovere. San Luigi Gonzaga fu interrogato da San Roberto Bellarmino, prese tutti i ragazzi del Collegio Romano che sta a Roma, la chiesa di Sant'Ignazio, e disse: se adesso io vi dicessi che sta per venire la fine del mondo, voi che fareste? Allora uno rispose: io andrei in cappella, un altro io andrei in camera a pregare, un altro io mi vado a confessare. San Luigi Gonzaga disse: io continuerei a giocare, è perché è ricreazione, volontà di Dio, della regola è che si giochi, io farei. E San Roberto Bellarmino disse: ecco la risposta migliore, bisogna continuare a fare quello che si sta facendo, quindi io ogni giorno devo fare il mio dovere, la madre di casa preparare la casa, aiutare il marito, i figli, e lo studente deve studiare, il professore deve insegnare, l'operaio deve lavorare, e poi quando verrà, è come la morte, io posso morire qui in questo momento, ma non ci devo pensare, perché se no non faccio più nulla e mi blocco.
restare fissi nel presente, nella disposizione, insomma, migliore d'animo nei confronti della volontà di Dio, ecco, senza... Nel video precedente, sotto tra i commenti, c'è stata una domanda da parte della signora Sabrina. Gliela leggo, Don Curzio. È corretto pensare che il cedere ai vizi dannosi rappresenta un duplice peccato, cioè da un lato testimonia una volontà poco ferma e poi, danneggiando il corpo, danneggia anche il Tempio di Dio, visto che lo Spirito Santo di Dio abita in noi. In questo caso il vizio sarebbe doppiamente dannoso perché indebolisce la volontà e la forza e recherà anche danno al Tempio di Dio. E certo ci sono dei vizi, ma quasi tutti i vizi indeboliscono l'anima e il corpo. Se io mi drogo in più o mi ubriaco tutti i giorni, ecco che non solo commetto un peccato grave, che colpisce la mia anima, mi fa perdere la grazia santificante, ma indebolisce anche il corpo, è autolesionismo, e per cui bisogna fare attenzione a certi vizi, stravizi e certi eccessi che oggi sono diventati, mi dicevano che ragazzi, oggi come oggi è una moda quello di bere l'aperitivo, ma aperitivo fatto di vermouth che fa 40 gradi e se ne fanno parecchi prima di mangiare, prima di cenare, per cui l'alcolismo, gli alcolizzati tra la gioventù, da 13 anni in su, è una cosa molto molto comune. Poi si cominciano con gli spinelli, che bruciano le cellule del cervello, un po' più là si comincia a sniffare cocaina, e ecco che 30-40 anni sono già degli uomini finiti, per cui rovinano l'anima, rovinano il corpo. E povera gioventù, perché loro sono vittime. Mi ricordo quando io andai in Iran e lì gli spacciatori di droga li impiccavano, poi gli appendevano una gru, quelle che si usano per fare gli alti palazzi, li lasciavano appesi per 3 giorni, per dare un esempio. Questi sono spacciatori di droga, e perché non c'è cosa più brutta di chi specula sulla ingenuità di un ragazzo, rende schiavo, all'inizio la droga ti eccita, poi diventi una larva, li rovina per guadagnare 4 soldi. Allora vanno condannati, la pena di morte è doverosa, lecita, senz'altro, e si dà un esempio, si lasciano esposti affinché i ragazzi non si droghino, affinché gli spacciatori non spaccino più. Allora invitiamo questi ragazzi a imboccare un percorso di virtù piuttosto che uno di vizio, ecco. E cerchiamo di che vengano illuminati, ecco, sul discernimento di quale può essere una buona compagnia piuttosto che una cattiva compagnia. Bene, Don Curzio, grazie per tutto quanto questo, e chiediamo una sua benedizione. Possiamo recitare la preghiera allo Spirito Santo, quella che si dice abitualmente, ve la potete scaricare anche da internet. In nomine Padre, Figlio e Spirito Santi, Amen. Veni, Sante Spiritus, Reble tuorum corda fidelium, e tui amori sinei signam accende. Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciam terre. Oremus, Deus qui corda fidelium, Santi Spiritus, illustrazione da questi, da nobis in eodem Spirito, recta sabere, ed eius semper consolazione gaudere, per Cristo un Domino nostro. Benedizio Deo Onnipotenti, Padre, Figlio e Spirito Santo, descenda su vos, ma è sempre. Amen. Questa preghiera, voi la vedete, Veni Sante Spiritus, ve la scaricate, è la preghiera che qualsiasi persona può fare. Splendida, la inseriamo poi sotto nel link. Grazie di tutto, un saluto agli amici e alle amiche, e sempre disponibili anche per domande. Grazie mille, Don Curzio, e alla prossima. Arrivederci.